Spaventato dall'incontro con i bravi, nonostante le rassicurazioni di Perpetua, Don Abbondio non riesce a dormire. È tormentato dal pensiero di come uscire dalla difficile situazione. Sceglie infine la soluzione più facile. Tenterà di convincere Renzo, il promesso sposo, della necessità di rinviare il matrimonio, un'eventualità che gli permetterebbe di guadagnare tempo. Vestito a festa, Renzo si presenta a casa di Don Abbondio per gli ultimi accordi prima della cerimonia. Il curato, con un pretesto, cerca di convincere il giovane a rinviare il matrimonio. Concluso il colloquio, Renzo, insospettito dallo strano comportamento di Don Abbondio, dopo molte insistenze, viene a sapere da Perpetua, la serva del curato, che costui è stato minacciato. Si presenta nuovamente a casa di Don Abbondio che, messo alle strette, si lascia sfuggire il nome di Don Rodrigo. Renzo si avvia fuori di sé a casa di Lucia, meditando vendetta contro Don Rodrigo. La giovane, circondata dalle amiche, è già vestita da sposa. Informata della dolorosa notizia, Lucia, dopo aver annunciato il rinvio del matrimonio con il pretesto di un malanno del curato, congeda le amiche per ritrovarsi da sola con Renzo e la madre Agnese.